Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Oggi qui siamo con un altro tipo di gameplay. Ho provato un pochettino Dead Rising 3, come potete vedere. Siamo in una scena che, se non sbaglio, dovrebbe essere quella dove creiamo quella merdata, qualcosa che rulla gli zombie con le fiammelle ai lati. Quindi ragazzi, volevo farvelo vedere perché l'ho preso ieri, no, avantieri mi sa. Però non ho avuto tempo di giocarlo ragazzi, tempo di installarlo, poi ero stanco, sono andato a dormire. Ovviamente ho giocato poco a poco, sono all'inizio della storia ragazzi. Parliamo un pochettino di questo gioco, cosa possiamo dire? Chi ha giocato il 2, chi ha giocato l'1 sa come funzionano i Dead Rising. Avete il tempo, avete un tempo per poter finire le missioni, perché dopo quel tempo, dopo che finisce il tempo previsto per del gioco, arrivano le bombe incendiarie e distruggono la città, in questo caso Los Perdidos. Quindi avete 6 giorni da quello che ho potuto capire, ragazzi, in questo gioco, altrimenti non se ne uscite a finire la storia, mi sa che siete obbligati a ricominciarlo, comunque sia ripartire dall'ultimo checkpoint possibile. Questo gioco, cosa possiamo dire? Riprende tantissimo a tratti il Dead Rising 2. Stesse cose, trovate dei pazzi in mezzo alla città. Avete delle missioni secondarie che potete fare con ovviamente il tempo. Diciamo che le migliorie che hanno apportato, soprattutto su Dead Rising 3, sono state la grafica, ovviamente, ragazzi. È molto figo, ad esempio, sono molto belle, ad esempio, le armi. Sì, le armi, quello che potete creare, ragazzi. Anche perché potete creare delle armi, ad esempio, quello con le macchine, ragazzi, una cosa fantastica. E l'utilizzo poi, ragazzi, del Kinect, che funge come voce, quindi magari se voi parlate, gli zombie vi sentono e vengono verso di voi. Potete fischiettare per farli cadere giù. Ovviamente si aprono finestre del cazzo, grande. E quindi, ragazzi, è una cosa molto, alla fine risulta, cioè, bellina come cosa. Adesso non posso farvi vedere il Kinect, però c'è un trattino bianco che indica proprio che io sto utilizzando la voce, cioè posso utilizzare la voce anche per utilizzare il menu. E quindi ragazzi, che dire, partiamo subito, vi faccio vedere, speriamo che sia questa la scena dove costruisco il rullo con le fiamme. E niente ragazzi, andiamo, riprendi. Eccoci ragazzi, allora, eccoci qui, ovviamente sono mezzo morto, mi sa che prima di partire ci prendiamo qualcosa. I comandi sono sempre gli stessi come su Dead Rising 2, ve l'ho detto, la grafica, guardate come cazzo è migliorata, guardate qui, fatta benissimo il soldato. Premi per maggiore. Tieni premuto RB e premi A per combinare i due veicoli. Quindi, ragazzi, RB e A per combinare i due veicoli. Vediamo come li combiniamo, ragazzi. Siete pronti? Vediamo cosa succede. Secondo me c'è una cosa epica. Anzi, non è che sa sicuramente, cioè non è che è probabile, esce sicuramente una cosa assurda e fantastica. Vediamo cosa ha tirato fuori Mettere le questo mani, tipo. caro? Wow. No, Credo che peccato. sai dove mettere le mani in Avevo queste parti e avuto. delle altre. Sì, certo. Adesso, ragazzi, mia Chiamalo curiosità, sistema di guidiamo sta cosa, quarantena. visto che non abbiamo potuto fare il rullo. Mamma, ragazzi, no, che figata, va. Però ragazzi, anche un po' spoiler, diciamo che anche spoiler questa cosa, perché comunque sia. Avrei dovuto farlo secoli Allora, fa. vediamo un pochettino, ragazzi, vediamo. Ah, guarda, ragazzi! Spa! No! Vediamo, ragazzi! Allora, come potete vedere, prima di tutto mi faccio punti ogni volta che ammazzo dei zombie. Sopra è scritto quanti zombie ho ammazzato. Probabilmente metterò l'icona mia centrale. Ok. Minchia, è una bestia questo cazzo di. Eh sì, una bestia è un cazzo, sta distruggendo. Vabbè, ragazzi. Comunque sia, non so come cazzo arrivarci, quindi dovrò allargarmi, mi sa, un pochettino. Come potete vedere, il mio furgone è tutto pieno di sangue. Minchia, volevo prendermi anche la macchina da corsa, invece non posso prenderla. Devo ancora fare, diciamo, devo ancora prendere un pochettino la mano su questo gioco, perché, ragazzi, sapete come sono sempre abituato a Call of Duty. Vediamo se questa è la strada giusta. Dovremmo arrivare. Avanti, Sì. Dobbiamo tesoro. sconfiggere anche quello zii, Avanti, ragazzi. tesoro. C'è gente malata. Quello Quello non sconfiggi c'è. zii perché è un super site malato. Potete trovare dei super siti in giro per la città come su Dead Rising 2. Poi, come sapete, come vi ho detto, guardate, qua ce ne sono un paio, ragazzi. Possiamo aiutarli. Però, ragazzi, non so. Mi c'è Daryl versione femminile, ragazzi.
Dai, stai zitta, non ti ritorno. Stai zitta però, mi stai già rompendo i coglioni. Guarda il cazzo, zombie. Mamma raga, ma come funziona quel raggio? Ah, bello. Ok, a posto raga. Dai, dai, andatevene via, andatevene via. Ok, grandi. Quindi ragazzi, dipende principalmente da The Rising 2 alla fin fine. Non è che ci sia molto da dire. È quel genere di gioco. Sì, è divertente. Secondo me è molto divertente. Il problema, ragazzi, è che per uno come me, che mi piace, sì, mi piacciono le zombate, eccetera, il problema è che è molto ripetitivo alla fine. Le missioni dovete farle, costruirvi le armi, ammazzare gli zombie. Quello è il gioco, ragazzi. Capito? Ovviamente non so come cazzo passare di qui. Ah, ok, ok. È una parte che bisogna proseguire a piedi. Dai! Dai, ammazza! Sì! Cazzo! Oh, tutte formiche questi zombetti. Oh, basta, avete rotto il cazzo. Dai, 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 dai. No, volevo il rullo. Quella è una figata, ragazzi. Andiamo a costruirlo. Poi io, ragazzi, quando... no! No, ragazzi, è questa? Guardate! Guardate! Oh! No, ragazzi, fettine di zombie! Fettine di zombie! Ovviamente la macchina sta andando a fanculo. Vedete che il fumo che sta facendo vuol dire che sta andando a fanculo la macchina. Ma non posso passare, mi sa. No, non posso passare. Andiamocene via, ragazzi. Non mi taglio io da solo con quella cazzo di cosa. Allora, ragazzi, dobbiamo correre verso qui. Vedete che... Allora, mi sa che possiamo prendere il camion. No. Sì, possiamo prendere anche il camion. Andiamo. Dai, raga, raga, salite, 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 dai. Uno. E l'altro dove cazzo è? Ah, sei solo tu. Vamos. Allora, sicuramente sarà chiuso nuovamente anche qui. Infatti è chiuso nuovamente anche qui. Ma che cazzo? Ma perché ti sei lanciata? Deficiente. E salta! Le meccaniche sono sempre un po' minchiata. Una minchiata seria. Ovviamente vediamo cosa succede qui. Ve lo volevo fare corto, ragazzi. Perché comunque sia... non so quanti di voi si vogliono che gli spoileri questo cazzo di gioco. Perché comunque sia molti di voi lo vorranno giocare, giustamente. Sì, grande. Perfetto. Molto peggio di quanto pensassi. Eh sì, penso proprio anche io, guarda. No. Ecco qui, vedete ragazzi, alla fine è come The Walking Dead. I più malati sono i superstiti, non le persone, non gli zombie, i superstiti. Guardate, qua. Dai, piccola. No, è una tosta. Lasciala. Ci sarà da divertirsi. Ma cosa te la scopi qui? Ma non fai il puro, non fai lo schifoso. Giovani stupide, vieni. Tieni quelle zampe lontane da me. Ma sparala con la pistola. Poi mi spiegate dove, come cazzo fanno a tenersi il crestone lì. Vorrei capire. C'è anche il parrucchiere, da quello che ho capito. No, dai, ma che cazzo. Oh! Dai, ma Pier! Ma che cazzo mi state sparando? Ma dai! Ma è un casino! Amori! Amore! Ascolta, vi inchiappate tutti con la macchina, brutti stronzi, va! Ovviamente! Non so se avete visto, ma la loro macchina... E la loro moto ha fatto retromarcia. Non si sa come, ma tu muori, figlio di puttana. Tu muori, brutto figlio di puttana. Ma perché dobbiamo essere malati, brutti stronzi? Va, vieni. E anche la mia macchina, ragazzi, sta diventando una macchina incendiaria. Porca puttana, che cazzata. Ragazzi, non parliamo della cazzata che dovevo morire lì. No, non muoio, ragazzi. Non muoio. Perché? Non si saprà mai. Cazzo, no? E poi mi fate esplodere. Dai! Sei sulla macchina sportiva grande! Dai! Ma no, non incendiare! Non incendiare! Dove stai?
Dove stai andando, eh? Dove BAM! Cosa mi spari? Cosa mi spari? Vieni! Vieni! Dai, ma ti salvi! Ma questa macchina poi non frena! Ma che cazzo! Ma no! Ma no! Ma no! Ma non ci sto! Alcune minchiate del genere! No, dai, dai, dai! Molla, 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 molla! Prendiamo il furgone, ragazzi! Dai! Corri! Grande, dai! Ma non finiscono più! Ma non finiscono più! Oh, yes! Tieni, ma non finiscono più! Bam! Venite, venite, stronzi! Venite! Come si continuano a sparare? Dai, no, 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 non succede, non succede niente, ragazzi! Non succede niente! Grande! Perfetto! Dai, dai, vieni, vieni! Ma dai! Infatti posso sblocco anche obiettivi, ragazzi. 5 apprendista. Vieni, 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 brutto. Cos'è successo? Cos'è successo? Perché sta rallentando? Cos'è divertimento di gruppo? Cos'è questo toast mangiucchiato? Ah, ok, ce l'ho fatta, ragazzi. Fai incazzare la donna sbagliata. Perfetto. Mi ha preso nell'occhio. Ah ah, coglione. Mi ha fatto arrivare le palle in gola. Coglione. Così impari. Oi. Voi due fate un po' troppo difficili. Ora ti strappo il cuore. Addirittura. Guarda, gente è malata, ragazzi. Oh, no. Sì, ora il rullo. Guai. Il rullo. Dai. Il rullo, ragazzi. No. Oh, oh. Oh, sì. E la lingua è fatta benissimo. Arriva il capo. Cazzo è il capo. Sì, questa voglio, ragazzi. Sì. Questa. Sono, hanno ucciso il suo compagno, ucciso. E questo come lo fermo, sto coglione? Come lo fermo, sto coglione, vorrei capire, ragazzi. Però voglio farlo. Mi devo divertire, ragazzi. Mi devo divertire, ragazzi. Voglio vedere cosa succede. Non vi pare un bel bocconcino? Dai che ci divertiamo, raga. Pronti? Niente militari? Niente polizia? Non è rimasto nessuno a interferire. Però questa voce è veramente brutta, ragazzi. Orribile. Questa città... è la nostra isola privata. Perché non ci calmiamo tutti? Ma dai! Su, giochiamo! Ma devo picchiarlo, ragazzi. No, dai! Ma questo mi incula! Ma come faccio? Ma come faccio? Dai, ma come cazzo faccio? Vai dentro la macchina, va. Oh, tranquillo, capo della gang. E picchia? Ma che cosa? No, no, no! Uccidi la canne! Oh Cristo! Suga! L'ho ucciso, vaffanculo! Ragazzi, ce l'ho fatta! Brutta merda schifosa! Così impari, brutto co... Lo sai? Prima soffrirai e poi sì, morirai. Sì, sì. Finalmente, ragazzi. Sì, così me la piglio io questa cazzo di coda! Prenditela, stronzo! No, no! No! Che palle, ragazzi. Che palle. Non ci credo. Lo volevo anch'io quel trattorino potente. È la prima volta che uccido qualcuno. Allora, ok. Io sono senza un pochettino. Non c'è neanche un po' di energia. Vai, apriamoci la birretta, raga. E beviamoci la birretta. Eccola qui. Fucile, canne mozza, perfetto. Abbiamo tutto, raga. Rullo compressivo. La costruiamo. Ok, fermi. Bam, ragazzi, la costruiamo, grandi. Guardate, ragazzi, guardate che cosa ne esce. Bam. Ok, ragazzi, la possiamo... No, non ho risposto. Vabbè, ragazzi, blocchiamo quel video.
Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che questa cazzo di... Anzi no, devo farvela vedere, andiamo. Mamma raga, vediamo. Schiacciamo un pochettino di zombie, va. No, fantastica. Fantastica. Forse vi sporcate un po' di... Vi sporcate un pochettino di sangue, eh. Bello, fa le scintille la moto. Mamma ragazzi, è una cosa stupenda, veramente. È una cosa stupenda. Sta cazzo di moto, guarda. No! La Gallardo! No! Vabbè, la prendiamo un altro momento, ragazzi. Adesso mi serve questa che fa veramente stragi. No, dai, non ti puoi incastrare. Non ti puoi incastrare. No! 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 Inculata a sangue! Sì! Sì! Sangue dappertutto! Sì! Quello che voglio vedere, ragazzi! Sì! Grande! Avete visto un pochettino cosa fa questa cazzo di moto con gli zombie? Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente lo avete apprezzato. Ditemi pure se ne volete un altro su zombie, su questo Dead Rising 3. Io lo farò comunque se vi fa piacere. E niente, ragazzi, da cura notate è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi!